Giulia, Giorgia, Michele, Fabrizio. E benvenuto a te alla nostra rubrica C'era una volta. Anche oggi siamo pronti, prontissimi per inventare la nostra bellissima storia. Prima di tutto iniziamo con il nostro bellissimo riscaldamento della fantasia. Ragazzi, occhi chiusi, concentriamoci e rilassiamoci. Tutti occhi chiusi, testa sulla spalla sinistra, testa sulla spalla destra. Testa indietro, testa in avanti, diamo il via alla fantasia! Sapete cosa vorrei fare oggi con voi? Vorrei pescare degli oggetti, darne ad ognuno di voi uno con cui inventare una storia. Pesca, 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 pesca! Cominciamo! Fabrizio, cosa ho preso? Degli occhiali. Va bene, vediamo cosa uscirà mai. Poi. Allora, Michele, cosa ho preso? Un pennarello. Voi iniziate già a pensare, una storia che ha degli occhiali che camminano, un pennarello che dispettoso è e quindi va scrivendo su tutti i muri. E pensate, cominciate a pensare. E poi. Queste che sono? Forbicine. Vai! E a Giulia infine diamo, ci vorrebbe qualcuno, un protagonista. Ah, guardate qui chi c'è, c'è anche Ino il topolino, come abbiamo Ina la borsina. È uscito anche Ino il topolino. Ricapitoliamo, i nostri oggetti sono un paio di occhiali che camminano, un pennarello dispettoso che va scrivendo sui muri, un paio di forbici e poi c'è Ino il topolino. Siete pronti? Cominciamo con la fantasia. C'era una volta Ino il topolino che amava raccogliere dalla strada tutte le cose che i bambini buttavano, perché ne creava sempre di nuove. Era un topolino esperto di riciclo. Ma un bel giorno, camminando per la strada, si trova a terra, un paio di forbici. E le forbici, ai ai ai, chi mi aiuta? Il topolino dice, ti aiuto io. Caro paio di forbici, che ci fai lì a terra? E le forbici cosa rispondono? Un bambino mi ha buttato perché non funzionavo bene. E io il topolino dice, ma a me sembra invece che tu funzioni bene. Secondo me era perché forse eri vecchia e il bambino pensava di volerti buttare perché voleva delle forbici nuove. Il topolino dice, a me sembra però che tu funzioni ancora bene. Bene, vieni con me. E le forbici seguono il topolino. Si arriva poi, cammina, e Ino il topolino arriva a trovare vicino al cassonetto un pennarello. Cosa fa questo pennarello? Scarabocchia su tutti i muri. Ah, è un pennarello dispettoso che era stato buttato perché il bambino non riusciva più a controllarlo. Era un pennarello che agiva da solo, scriveva solo sui muri, il bambino non riusciva più a controllarlo, forse aveva deciso di buttarlo. Ma ci pensa Ino il topolino a raccoglierlo e a portarlo con sé. Cammina, Ino il topolino trova per strada un paio di occhiali. E gli occhiali rispondono e parlano, cosa dicono? Mi hanno rotto e quindi mi hanno pure buttato. Non ti preoccupare, caro paio di occhiali, ti porterò con me. A proposito, caro paio di occhiali, tu come ti chiami? Lino. Ah, tu ti chiami Lino, e dice il topolino, io invece mi chiamo Ino. Quindi Ino e Lino tornano a casa con un pennarello che scriveva sui muri e con un paio di forbici che ancora funzionava. Tornano tutti a casa e inizia l'avventura. Cosa potrà mai succedere in una casina di un topolino in compagnia di un paio di occhiali, di un pennarello e di un paio di forbici? Cosa potrà mai succedere? Beh, vedremo. Ino il topolino inizia a prendere le forbici e cosa fa fare queste forbici? Cosa fanno queste forbici? Forse un po' magiche sono. Cosa fa? Fanno apparecchiano la tavola in un bel tibaleno. Sono delle forbici che non sono tanto esperte a tagliare, questo è vero, ma sono bravissime ad apparecchiare la tavola. Poi il pennarello invece cosa fa? Che in realtà era esperto di scarabocchi. Cosa fa? Nella stanza, nella casa del topolino decide di... Di decorare la camera. Bellissimo. Decide di decorare la stanzetta del topolino e quindi pensa a decorare, a fare i suoi bei quadri. Le forbici apparecchiano i pennarelli. Il pennarello decora le pareti e gli occhiali cosa possono fare di tanto bello e importante? Cucinano.
Ah, si è creato un gruppo fantastico. Abbiamo Ino il topolino che inizia a chiamare tutti i suoi amici perché si sta per organizzare un party nella sua casuccia, dove le forbici stanno apparecchiando una tavola bellissima, il pennarello sta creando dei quadri e il paio di occhiali sta cucinando. Che cosa sta cucinando? A un topolino cosa potrebbe piacere? Il formaggio. Ah! La pasta con il formaggio. Sì, esatto. Le forbici stanno apparecchiando e gli occhiali stanno preparando un bel piatto di pasta al formaggio per tutti gli invitati. Ora, vediamo chi arriva. Il primo a bussare il campanello chi è? Il fantasma formaggino. Il fantasma formaggino, amico del topolino. Poi chi arriva? La talpa talpetta. Poi arriva la talpa talpetta. Beh, questo è un party alla grande. Fantasma formaggino, amico del topolino, la talpa talpetta. E poi chi c'è? Il coniglio salterino. Beh, questo è un party fantastico. C'è un coniglio salterino e il quarto amico chi è? La lumaca lentina. E la lumaca lentina, che arriva un po' in ritardo, chissà perché, ma non lo sappiamo, lentina, ma diciamo che la lumaca lentina arriva per ultima. Si siedono tutti a tavola, le forbici, in realtà, poiché sono forbici, e tagliano, mangiano con il becco. Ah, però le forbici, poiché sono ancora buone, cosa hanno fatto? Hanno tagliuzzato la tovaglia, ma l'hanno resa ancora più bella, perché hanno creato tutti degli zig zag sul bordo della tovaglia, che è uscita bellissima. E il pennarello cosa starà facendo? Io credo che abbia realizzato il quadro più bello di tutta la festa, cioè un quadro in cui ha rappresentato la lumachina, il fantasma formaggino, il coniglio salterino, tutti insieme a Ino il topolino. E poi chi mancava in questo quadro? Il coniglio. La talpa talpetta, tutti insieme in questo quadro. Beh, la festa sta riuscendo benissimo, la pasta al formaggio che ha cucinato il nostro amico Occhialino è una pasta al formaggio da leccarsi, baffi, baffetti, zampette varie. Si arriva alla fine di questo pasto succulento, sono tutti sazi, tutti contenti. E alla fine si alza il pennarello e per salutare tutti cosa fa? Si toglie il tappo e va a colorare tutti quanti. Va a colorare tutti quanti. Dunque si alza il fantasma. A timbrare tutti quanti perché è un timbro. Ah, va a timbrare tutti. Quindi si alza il fantasma formaggino che in realtà nessuno lo vedeva. Il pennarello va da e lo timbra. E da quel momento abbiamo il primo fantasma formaggino con un timbro in fronte e finalmente lo possiamo vedere. Non è più trasparente. Poi va vicino al coniglio salterino e gli colora tutte le zampe. Il coniglietto lascia impronte ovunque. Si salutano tutti. E così abbiamo creato e inventato la storia del mini party organizzato da Ino il topolino con i suoi nuovi amici lasciati abbandonati per strada che non sono più abbandonati, cioè le forbici, un pennarello e un paio di occhiali. Bene, come si intitola questa storia? La storia di Ino il topolino che organizza una festa con i suoi amici e con il fantasma al formaggino. Allora, abbiamo realizzato quindi il nostro titolo. Vogliamo scriverlo? Sono pronta. La storia di Ino il topolino che organizzò il party. Che organizzò un party con gli amici e il fantasma formaggino. Che organizzò un party con gli amici e con il fantasma formaggino e con il fantasma formaggino. Fantasma? Beh, questo ce lo scriviamo grande. Formaggino, che poi è anche buono, vero? Sì, cioè, è buonissimo. E adesso leggiamo, ci salutiamo leggendo il nostro bel titolo. Grazie per essere stato con noi, per aver ascoltato la nostra storia intitolata La storia di Ino e Topolino che organizzò un party con gli amici e con il fantasma formaggino. E per oggi è tutto, ti saluto. Ciao da me che sono Costanza. Ciao da Giulia, Giorgia, Michele, Fabrizio. Ciao.